In questi primi 100 giorni di amministrazione abbiamo approvato con la Giunta Comunale 110 delibere. Queste, insieme agli altri atti del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, rappresentano quanto fatto in questi inizi di amministrazione. Il video che segue raccoglie una parte di questi risultati. Li abbiamo raggiunti grazie all'impegno degli assessori, dei consiglieri comunali, di quei cittadini che ci hanno segnalato le cose che non vanno e come potrebbero essere migliorate. A tutti loro va il nostro sentito ringraziamento. Il 28 giugno 2017 è il primo giorno per il nuovo sindaco, il giorno dell'insediamento. Il giorno successivo vengono nominati 5 assessori, la giunta sarà poi completa un mese dopo con la nomina degli assessori all'urbanistica e all'ambiente. Passaggio fondamentale per l'avvio dell'attività amministrativa è stata anche l'istituzione delle commissioni consigliari, obiettivo raggiunto in 19 giorni su un massimo di 60 consentiti dal regolamento. Uno dei primi provvedimenti presi a tempo di record è avvenuto sul fronte della cultura e del turismo con la creazione del calendario unico degli eventi estivi. È la prima volta che si realizza a Carrara e proprio in questi giorni si sta predisponendo il calendario degli eventi per il periodo autunno-inverno, fondamentale per il completamento della versione invernale del calendario. Della successiva programmazione sarà portare a termine i bandi pubblici già predisposti per mercatini ed eventi culturali in un'ottica di trasparenza, chiarezza e senza favoritismi. L'attenzione principale dell'amministrazione in questi primi 100 giorni è stata però rivolta alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Con 2 delibere la giunta dispone interventi urgenti per 6 scuole: la Paradiso, l'Anna Maria Menconi, la Lunense, la Giampaoli e la Buonarroti. Con una terza delibera è stato poi dato il via libera al progetto esecutivo per la demolizione parziale e la conseguente ricostruzione della scuola Pascoli di Fossone. Attenzione anche sulla scuola Tagliercio di Marina di Carrara, dove sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza che hanno permesso agli alunni della scuola media di rientrare in aula dal 18 settembre. Per quanto riguarda la scuola Giromini di Marina, è avviato il procedimento per affidare l'incarico di progettazione dei lavori che dovranno essere completati entro settembre 2019. Ad agosto si parte con l'operazione Decoro Urbano. I primi provvedimenti presi riguardano la rimozione delle auto abbandonate nelle strade e nelle zone di competenza comunale. Impegnati su questo fronte la Polizia Municipale e il settore ambiente, che si occupa dei veicoli abbandonati nelle aree private. Altro atto approvato dal Consiglio Comunale è l'adesione alla piattaforma decorourbano.org. Questo sistema renderà più semplice per i cittadini segnalare a Comune e AMIA cosa non va in tema di rifiuti, dissesti stradali, zone verdi, incuria e disservizi. Tra le delibere di giunta in tema di decoro urbano, l'inasprimento delle sanzioni per chi abbandona rifiuti e chi deturpa i luoghi pubblici. Per quanto riguarda il bilancio comunale, grazie a vari provvedimenti sono stati risparmiati su base annua circa 267.000 euro che potranno essere impiegati per spese più utili per la collettività. Nello specifico sono stati risparmiati 12.000 euro sui consigli di amministrazione e delle società partecipate, 25.000 euro sulle consulenze, circa 200.000 euro sul taglio di 2 dirigenti e 30.000 euro per aver rinunciato all'auto blu con autista. Inoltre la giunta delibera l'avvio di un procedimento per recuperare da 41 ex consiglieri comunali circa 400.000 euro di indennità non dovute. A proposito di società partecipate, il dottor Luca Cimino viene proposto e nominato come nuovo amministratore di Aqua Pharma, sarà poi affiancato da 2 consiglieri di amministrazione. Competenza e professionalità sono le parole chiave per la selezione di queste figure nella gestione delle aziende pubbliche. Urbanistica, assetto del territorio e ambiente. Sono avviate le valutazioni e le revisioni del piano operativo comunale e del piano di classificazione acustica comunale. Sul fronte del settore sociale, uno dei primi provvedimenti riguarda lo spostamento dello sportello unico disabilità al piano terra di Palazzo Civico, in un luogo privo di barriere architettoniche e dove viene assicurata la privacy. Vengono poi integrati 2 assistenti sociali, ponendo rimedio alla carenza di personale nel settore.
settore. Inoltre la commissione consigliare sociale avvia il lavoro per creare sul sito del comune una pagina delle associazioni del terzo settore e creare un regolamento apposito. Inoltre si avvia la discussione per il rinnovo e l'ampliamento delle consulte del sociale. Relativamente all'edilizia residenziale pubblica, viene rettificato il precedente bando per gli alloggi ERP e prorogata la sua scadenza, pubblicata la graduatoria definitiva sul concorso per cambi alloggio all'interno del patrimonio ERP e pubblicata la graduatoria definitiva per l'erogazione dei contributi affitto. Sicurezza e rischio idrogeologico. Il sindaco invia diversi solleciti al consorzio di bonifica, ente preposto alla pulizia dei corsi d'acqua cittadini. I lavori inizieranno a settembre. Contemporaneamente il primo cittadino crea una task force composta dagli addetti dei settori marmo e ambiente, che effettuano alle cave 2 controlli alla settimana per individuare i cumuli di terre e detriti abusivi che mettono a rischio la sicurezza del territorio in caso di forti piogge. In tutto oggi sono 10 siti monitorati e sono circa 200.000 le tonnellate di terre da rimuovere. Le raccomandazioni del comune alla rimozione sono già arrivate ai responsabili. Pronti interventi amministrativi e sanzioni. Sullo sport, approvati i progetti definitivi per la piscina di Carrara e per il palazzetto dello sport di Avenza. Il Consiglio Comunale approva l'adesione alla carta etica dello sport, con cui si afferma il diritto di tutti a fare sport, lo sport come componente essenziale nel processo educativo e la lealtà fondamentale in ogni disciplina sportiva. Dialogo, ascolto, confronto e trasparenza sono le parole chiave che hanno portato a intraprendere percorsi in tanti altri ambiti, dal completamento della metanizzazione delle frazioni di Castelpoggio e Noceto, un progetto atteso da anni, all'apertura al traffico leggero nei fine settimana della strada dei Marmi, dal muro delle idee alla filodiffusione in piazza Menconi per dare ai cittadini un'opportunità di condivisione e contributo di idee e per far rivivere la piazza dopo la drastica riduzione degli eventi per le disposizioni nazionali antiterrorismo, dalla sospensione dei lavori per una nuova antenna a Santa Lucia con l'obiettivo di un nuovo piano delle antenne, al ripristino del dialogo con i soggetti attivi nel settore della cultura, dall'avvio del confronto con la soprintendenza per il recupero del tracciato dell'ex ferrovia marmifera, agli incontri coi cittadini di Castelpoggio e Bergiola per affidare a loro la gestione delle ex scuole a fini aggregativi, ricreativi e ludici per i più piccoli. Infine, sulla trasparenza, da ricordare che il Consiglio Comunale viene trasmesso in diretta streaming su YouTube e le registrazioni sono da subito disponibili. E per facilitare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, le convocazioni delle commissioni consigliari vengono pubblicate sulla pagina Facebook della Presidenza del Consiglio Comunale. Queste sono solo alcune delle cose che abbiamo fatto. Abbiamo appena iniziato e ce ne sono ancora tantissime da fare, ma continueremo a lavorare con impegno e determinazione nell'interesse esclusivo dei cittadini di Carrara.